Basta, basta, basta. È il titolo di questo video. Basta. Si è capito? No, che non vorrei essere un po' troppo logoroico. Però, basta in che senso? Morgenstern ci basta. Chiamami scemo, chiamami idiota, non lo so. Però, noi continuiamo per la nostra strada. Ovvero, c'è una sorta di coerenza in quello che facciamo. Poi, se spende i soldi, saranno anche fatti miei, no? Sono libero di spenderli come voglio. E mi sembra, a parte qualche sbaglio che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo, di volerli spendere per qualcosa che conosco e che apprezzo molto. Morgenstern ci basta perché è quello che vogliamo. Abbiamo cominciato quando l'abbiamo preso, era il classico Vesfaglia col tetto a soffietto, poi si è capito che il tetto a soffietto non era, abbiamo dovuto aspettare per 8 lunghi anni prima di cominciare a pensare a fare i lavori che abbiamo fatto un anno e mezzo fa con l'allestimento, il motore. E in tanti avete scritto, ma comprano un nuovo. No. La coerenza forse per quanto riguarda il nostro stile di vita è proprio quello. Cioè non cadere nel tranello, il nuovo è meglio. Sì, a volte potrebbe anche essere meglio, ma questo non vuol dire che il vecchio bisogna buttarlo. Quando funziona ancora e quando si può riparare e farlo funzionare meglio. Poi, comunque, io non è che c'ho proprio l'albero dei soldi da cui stacco i centoni. Cioè, un mezzo nuovo costa e soprattutto quale? Camion Overland 4x4? No, non ci serve. Morgenstern ci basta. Non ci serve uno spazio enorme dove correre da un lato all'altro del camion, non dobbiamo andare a fare Pirenei a 2700 metri, e non dobbiamo fare queste cose. A noi serve un mezzo 4x4 che ci dà la possibilità di uscire tante volte anche da un prato bagnato. Perché comunque siamo pesanti e quindi c'è anche uno sterrato in salita. Ci sono tante situazioni che in questi mesi che lo abbiamo testato, il 4x4 si è rivelato molto utile. Quindi no, non vogliamo comprare nessun mezzo nuovo e ci abbiamo pensato. Ci abbiamo pensato a lungo, purtroppo non abbiamo trovato niente che corrisponda a quelle che sono le nostre esigenze. Ovvero, un mezzo piccolo. Morgenstern, ad esempio il mio amico Alessandro in Bulgaria, gliel'ho fatto provare quando eravamo lì che avevo i problemi al cambio. Mi ha detto, ma che figata, si guida come una macchina. Lui, sai, è un vecchio Motorhome dell'Arca, se non mi sbaglio. È un camper, cioè tra guidare Morgenstern e un camper, quindi un Motorhome, c'è una grossa differenza. Il mio lo guidi come guidi una qualsiasi automobile. Compatto, quindi trovare parcheggio in qualsiasi posto, in una città, in un paesino, passare magari da strade strette, con non solo nelle città o nei piccoli paesi, ma anche su degli sterrati dove magari c'hai tante siepi, tanti alberi, tante cose. Insomma, un mezzo come il nostro sicuramente dà molte più possibilità di raggiungere luoghi che con un classico bestione bianco o con qualsiasi altro mezzo comunque più ingombrante non riesce a passare. Figurati, una volta in Camargue c'è una bellissima zona, era chiusa al traffico teoricamente da due blocchi di cemento. Un Ducato ad esempio lì non passava perché 220, mentre il mio gli ho tolto gli specchietti e sono riuscito a passare. Quindi un mezzo compatto, questo è sempre stato il nostro obiettivo, il fatto di avere tutto in uno spazio comunque ridotto, non grande come altri mezzi. Quindi sai, vai a vedere i mezzi e dici, ma sì, ok, ci sarà più spazio, però c'erano tante cose che non mi piacevano o comunque che non mi interessavano. Mezzi 4x4 che nascono 4x4 non ce ne sono tanti. Il daily sì, bello, però è grande, è ingombrante e soprattutto bevi più di un Veneto. Bisogna poi anche fare i conti, magari lo trovi anche a poco, un vecchio mezzo usato, e poi comunque ricominci gli stessi problemi, perché il Volkswagen può avere dei problemi, ma anche l'Iveco, cioè non è che perché è un altro mezzo allora tutto funziona, anche lì ci sono altri problemi nella parte meccanica, il motore, eccetera, eccetera. E comunque abbiamo cercato, ma non abbiamo trovato nulla che corrispondesse alle nostre esigenze. Mentre il T4
per noi è fantastico. Non è un problema di motorizzazione, non è un problema perché tanti, ma perché hai sbagliato, torna a due ruote motrici. No, resterò a quattro ruote motrici. Perché? Adesso ti spoilerò un pochino le cose. Ho comprato un'ambulanza T4 con il motore 2.5 TDI sincro, quindi 4x4, 102 cavalli. Questo è un buonissimo motore, 5 cilindri, che nasce così, su quel mezzo. Ma perché il T4 sincro è diverso da quello? No, è uguale, è lo stesso telaio, ci sono già tutti gli agganci, è un telaio unico. Non è che c'era la versione 2 ruote, 4 ruote, che era diverso il telaio. No, è un telaio uguale. Il problema è stato forse, penso, da quello che ho capito, dai ragionamenti, il fatto di mettere un motore, la FN, che è il classico motore Golf 3 da 110 cavalli, con un cambio invece del T4 sincro, ma del 2.4 che ne ha 78 di cavalli. Quindi quella potrebbe essere stata la problematica, vero sì che una delle prime cose che mi si è rotto è il parastrappi, il che vuol dire che la trasmissione qualcosa non funzionava, perché si è proprio lacerato, ovvero un cambio forse, probabile, penso, sottodimensionato rispetto al motore e alla coppia del motore. Mentre il sistema 2.5 TDI è completo, nel senso che nasce così, con il suo motore, il cambio, il ripartitore, la trasmissione, il differenziale, quindi quello è così. È un buonissimo motore, 102 cavalli, meno rispetto al motore di prima, ma tanto non è che devo andare a 280 in autostrada, però con una coppia molto bella, tra l'altro con dei giri molto bassi. Quindi questo è il piano, quello che comincerà da questo lunedì in un garage del nord Italia, zona Como. Un altro swap, come si dice in inglese, quindi un trapianto, una volta controllata, visto che l'ambulanza, quindi il motore TDI è ancora funzionante, una volta controllata la compressione dei cilindri e assicurato che tutto funziona bene, si scende il motore, si va a sistemare, non essendoci comunque perdite di olio in questo momento, si va a sistemare tutto quello che è, diciamo, esternamente al motore, quindi le varie cinghie, magari anche aprire la coppa dell'olio, andare a vedere come sono messe le brusine, piuttosto che tutti i filtri, il filtro diesel, il filtro dell'olio, le guarnizioni del filtro dell'olio, le candelette, insomma tutta quella che è la parte esterna, la turbina è nuova, non c'è neanche bisogno di andare a sistemare, fare rettifica eccetera eccetera. Quindi se c'è una buona compressione e vengono cambiati tutti questi elementi, quelli che chiaramente con il tempo possono usurarsi, una bella pulita, e si può semplicemente rimettere sul motore, non ha bisogno di particolari modifiche per gli agganci, resta comunque dentro al vano motore, quindi al cofano. L'unica differenza, l'ambulanza è un T4 a muso lungo, quella perché? Perché in quegli anni è stata fatta anche un'altra motorizzazione che era il 2.8 V6, che è leggermente più lungo e quindi è stato fatto appunto il muso un po' più lungo, è stato allungato nei T4, quindi questa è l'unica differenza, ma non essendo un 2.8 V6, essendo il 2.5 TDI con il sincro, è tutto a posto, quindi è realmente un travaso, chiamiamolo, un reimpiantamento, non lo so, vediamo. Per cui il meccanico si occuperà di tutto questo, ci metterà più o meno un paio di settimane, la parte più lunga forse è quella del cablaggio, però perché è stato scelto di andare a prendere un mezzo da cannibalizzare? Perché sì, si trovavano anche chi mi ha detto, ma perché non compri un motore nuovo alla Volkswagen? Perché motori nuovi di 30 anni fa alla Volkswagen forse ce li hanno in una teca di vetro nel museo. Non si riescono a trovare. Sì, ci sono dei motori rigenerati. Il problema è dopo non solo comunque il costo del motore, perché parliamo anche di 5-6 euro, che non è poco, più che altro è che il cablaggio dovrebbe essere fatto a partire da zero e non è facile, perché magari non si trovano tutte le parti per fare il cablaggio, insomma diventerebbe a livello di manodopera un lavoro molto più lungo e quindi anche oneroso, giustamente, per chi fa questo lavoro.
Quindi la scelta è stata di no, non vendo Morgenstern, non lo voglio cambiare, quello è il nostro mezzo. Sì, c'è anche una questione affettiva e saranno cavoli miei, ma la mia sicurezza di avere un mezzo che è affidabile. E purtroppo è successo quello che è successo, le cose capitano, purtroppo. Errare umano est. Quindi si è sottovalutato magari il fatto di avere appunto questa differenza tra il cambio di un motore da 78 cavalli e invece un motore da 110 cavalli. Però ragazzi, il motore probabilmente riuscirò a recuperare qualche soldino, perché comunque è stato, il motore funziona benissimo con 95.000, forse 100.000 chilometri, quindi ancora abbastanza giovane, e potrei rimetterlo sul mercato, perché comunque quello funziona benissimo. Potrei rimettere sul mercato anche il differenziale piuttosto che l'albero cardanico, visto che andrei a prendere tutto dall'altro. Qualche soldino più o meno lo potrei anche recuperare. Basta, Morgenstern ci basta. Ah, ma hai bisogno di qualcosa di più grande? No, con i lavori che abbiamo fatto, quindi mettere il tetto fisso alto, riuscire a trovare delle soluzioni veramente ottimali per quello che è il nostro stile di vita, anche il fatto di aver messo delle cose esternamente come lo scaldabagno, la gomma di scorta, eccetera eccetera, quello che abbiamo ci basta e ci avanza. Non abbiamo bisogno di più spazio, quella è la misura per noi perfetta per riuscire ad avere una vivibilità che abbiamo provato comunque quest'inverno, anche stando una settimana quando eravamo in Bulgaria verso settembre-ottobre sotto la pioggia, e quindi tutti e due eravamo dentro. Ma riuscivamo a avere ognuno il proprio spazio per lavorare, per poter stare in piedi, andare a cucinare, se invece uno voleva stare sotto a lavorare, l'altro dormiva sopra. Da quel punto di vista, quello che abbiamo come spazio ci basta. Non dico che ci avanza, però non abbiamo bisogno di altro. Un mezzo compatto, 4x4, che adesso arriverà appunto con il motore 2.5. Perché, dici magari, ma perché non l'hai fatto l'anno scorso? Perché avevo contattato delle persone in Bulgaria, visto che io ho lì la residenza e lì ho fatto poi tutto il tecnotest, quindi il TUV, diciamo, chiamavano quello bulgaro, per mettere tutti i lavori fatti a libretto. Purtroppo, non potendo andare direttamente, erano tante cose dette magari per telefono. Ah sì, dai, non c'è problema, si fa, facciamo. Però sai, non avevo la sicurezza, e per quello ero rimasto sul il motore AFN da 4 cilindri e non invece il motore 2.5 TDI da 5 cilindri. Ho detto, lasciamo un attimo le cose così. Quindi questa è la mia decisione finale. Sì, da lunedì il meccanico su Acomo comincerà in quello che è lo swap, quindi la lavorazione, più anche una parte che andremo a parlare in questi giorni di assetto, quindi per quanto riguarda gli ammortizzatori, se eventualmente riuscire a tirare su il mezzo di un 3-4 cm in più con degli spessori, però in modo che i semiassi non lavorino forzatamente troppo inclinati. Insomma, c'è tutta un sistema da regolare, e verso metà luglio spero andare su a prendere il mezzo. Resteremo un po' in Italia sicuramente per fare un po' di rodaggio, per vedere se appunto tutto funziona in maniera ottimale. Ci sarà anche l'aria condizionata, eh sì, perché su questo mezzo, sul 2.5 TDI, c'era anche l'aria condizionata, per cui da mettere dietro al cruscotto. Insomma, se si può avere, non è proprio una cosa che mi fa schifo. L'unica differenza è che il differenziale che ho montato su adesso, quello però del motore 2.4D, ha il blocco del differenziale, mentre questo differenziale del 2.5 TDI non ha il blocco del differenziale. Teoricamente bisognerebbe trovarlo, perché ne hanno fatte alcune versioni con il differenziale, con anche il blocco del differenziale posteriore. Non è una cosa che mi dà un grosso fastidio. Devo dirti la verità, in tutti questi mesi che l'abbiamo provato in Turchia e a Cipro, l'ho usato forse un paio di volte su qualche partenza in salita su uno sterrato. Già avere comunque il sistema 4x4 con il viscoso, e lo senti perché cominci a slittare leggermente e senti la spinta da dietro e vai su piano piano in prima con una specie di primino, piano piano dai pochissimo gas in modo da non fare sgommate eccetera eccetera, e va su, che è una meraviglia. Quindi su quello sono già abbastanza tranquillo. Ci basta per quello che dobbiamo fare, ci basta, vedi, ci basta.
Quindi no, non comprerò un mezzo nuovo, no, non comprerò un camion overland, no, non compro un Ducato, no, non compro un Iveco Daily. Mi sembrano spese inutili per me quando ho già un mezzo comunque che adoro e che risponde a tutte quelle che sono le nostre esigenze di un mezzo compatto, di un mezzo 4x4, di un mezzo affidabile. Questo è quanto. Morgenstein ci basta.